Noemi signorile, intanto partiamo con un complimento, MVP della partita, insomma, sei stata premiata quest'oggi. È una vittoria contro Parma, un 3-1 bello, entusiasmante, che va un po' ad annullare quel 3-0 brutto dell'andata. Ma senza guardare l'andata, cosa è andato bene oggi? Beh, siamo andate bene noi, cioè eravamo proprio unite, si vedeva che avevamo voglia di non far cadere niente, di buttare la palla a terra il prima possibile. Cioè, stiamo crescendo sempre di più e boh, cioè, sono contenta adesso dopo una partita così. Parma, non andiamo a guardare Parma e la sua settimana un po' così, così. Guardiamo soprattutto i meriti di Verona, i primi due set fantastici, poi ovviamente la rimonta, la ricerca del set da parte di Parma mi ha messo un po' in difficoltà e forse poi a un certo punto avete anche rinunciato a giocarlo, forse un po' il terzo set. Per prepararvi al quarto, che è stato poi magnifico. No, no, beh, infatti, cioè, immaginavamo che comunque Parma cominciasse poi a riscattarsi un po', perché se è su in classifica un motivo c'è. Noi abbiamo anche un po' lasciato andare, forse perché tutte gasate per i due set vinti, però poi abbiamo detto, boh, adesso il quarto si fa e si vince, infatti è stato così. Tu hai detto che avete giocato da squadra, non avete lasciato cadere nessuna palla, ma a parte questa grinta in difesa, anche in attacco mi sembra che Verona abbia fatto veramente male oggi. No, no, oggi abbiamo proprio attaccato bene, tutti fondamentali, guarda, non so dirti veramente cos'è che abbiamo fatto male, perché è andato tutto bene. Forse quello che identifica di più questo spirito di gruppo è Capitan Frattoni, che comunque con questa caviglia così così lei ci mette sempre il cuore e voi seguite a scia quello che il capitano vi trasmette. Sì, sì, lei infatti è una grande, cioè col dolore tutto, lei sta sempre in campo, ci dà il suo aiuto, la sua grinta ci serve, quindi complimenti soprattutto a lei anche. Adesso la classifica si è un po' sistemata, ma non bisogna abbassare la guardia, adesso ci sono due trasferte impegnative contro a Salerno e poi a Livorno, insomma bisognerà cercare di fare qualche punto anche lì. Sì, sì, certo, quello è ovvio, adesso continueremo a lavorare bene come stiamo lavorando e porteremo a casa altri punti. Ettore, ennesima prestazione maiuscola di questo Verona. Guarda, questa squadra è un piacere ed è un onore da allenare. Sono bravi in allenamento, sono persone serie, è una squadra vivace, è gente che si diverte ad allenarsi e in questo momento sta ritrovando tutta se stessa nel divertirsi a giocare. C'è di che essere veramente orgogliosi e io lo sono. Analizziamo un po' questo 3-1 contro Parma, si sapeva che Parma arrivava da una settimana un po' così così, però questo nulla va a togliere meriti a questa vittoria di Verona assolutamente. Noi ci aspettavamo una squadra combattiva, abbiamo preparato il match perché fosse il più difficile possibile, quindi si vede che li abbiamo un po' sorpresi all'inizio con il nostro servizio e poi per quello che riguarda il cambio palla stiamo migliorando tanto. Terzo set, difficoltà, loro sono venuti fuori, hanno dei valori straordinari, abbiamo avuto dei momenti di difficoltà ed ho avuto anche la possibilità di far giocare anche chi durante l'allenamento ci mette l'anima e il cuore e può far vedere che è migliorato quanto le altre. Poi nel quarto set abbiamo ricominciato, bella partita, punto a punto, e alla fine sono venute fuori delle palle, delle giocate di classe. Alberti, due salvataggi storici, Frattoni ha messo una battuta nell'angolo più difficile del campo, quindi in basso verso la sinistra del posto 2, e quindi da lì un muro di minati. Sono i nostri valori e sono belli da vedere in partita.